Insieme un viaggio, faremo insieme un'esperienza che non vi hanno mai detto che potete fare. Sarà un'esperienza che ad alcuni cambierà la vita. Come l'ha cambiata a me, la notte in cui l'ho fatto, si potrebbe dire che è un viaggio senza ritorno, se seguite le mie parole, questa sera o in questo giorno, io vi porterò a toccare gli angoli dell'universo, vi porterò a vedere con i vostri occhi la più piccola particella dell'universo. Lo faremo insieme, vi guiderò come hanno guidato me tempo fa. Rilassatevi, respirate, respirate. Un respiro profondo. Sentite i vostri muscoli sciogliersi. Sentite i vostri muscoli rilassarsi, allentarsi. Ad ogni respiro, sempre di più. State comodi, con gli occhi chiusi. Non vi hanno mai detto che c'è una stanza circolare. Abbiamo tutti noi, quella è la nostra stanza nella quale siamo nati, nella quale viviamo e nella quale moriremo. È una stanza dentro di noi. Quale vi trovate ora? Una stanza senza luce, completamente buia. Voi, al centro della stanza, guardatevi intorno, è tutto buio. Ci siete solo voi. Centro della stanza. Guardatevi intorno. Non potete vedere nulla.
Spostate la vostra attenzione sulla lampada dello spirito. Guardate che colore ha e se è un colore diverso dal rosso. Chiedetele se le piace il rosso. Il rosso è il suo colore. Spostate la vostra attenzione sulla lampada dell'anima, la vostra anima. Lei può avere due colori, dipende da che persona siete, dipende da che anima avete. Lei può essere blu, può essere gialla. Chiedete qual è il suo colore preferito tra questi due e lasciate che lo indossi. Guardate le vostre lampade di fronte a voi, la lampada della mente, la lampada dello spirito. Sono le vostre compagne, sono con voi nella vostra stanza da sempre. Spostate la vostra attenzione sulla lampada dell'anima. Mettetevi davanti a questa lampada. Provate a toccarla, a sentire la sua consistenza. Provate a mettere una mano questa lampada, dentro questa luce. Sentite la sua temperatura. Sentite il suo odore. Così lontano che persino lei ha dimenticato. Un momento in cui lei e le altre due erano una cosa sola. Il momento della separazione. Ricordatevi che non eravate divisi. Ricordate alla vostra anima che non era sola. È successo qualcosa.
ci chiamiamo mente e spirito, ma in quel momento, prima della separazione, erano una cosa sola. Erano una cosa sola. Chiedete alla vostra anima se quel momento le piace. Chiedete alla vostra anima se si ricorda che non era sola. Se alla vostra anima piace, ricordatele che può unirsi di nuovo, può non essere più sola, può ritrovare quei due pezzi. Tornare una cosa sola. Nel momento in cui lei lo vuole, nel momento in cui lei lo sceglie, le tre parti si uniscono di nuovo, come se non fossero mai state staccate. Vostre tre sfere diventano una sfera sola, una sfera di tutti i colori, non più colori diversi, separati. Insieme nello stesso momento, ma anche un colore solo alla volta, se lei lo volesse, potrebbe scegliere quale colore essere. La mente potrebbe scegliere un colore diverso, lo spirito potrebbe scegliere un colore diverso, l'anima potrebbe scegliere un colore diverso. Non è più un obbligo. Ora è una scelta. Tutte e tre le sfere insieme, non più incatenate dalla separazione, unite e libere di scegliere quello che loro vogliono. Adesso che tutte e tre le sfere sono insieme, guardate i loro colori in questa unica sfera grande, dei colori bellissimi, luminosi, e la sfera sempre più grande. Ricordate a questa sfera, a questa coscienza, che per non separarsi mai più, per non essere
agitare tutte le sfere, di accettare tutti i colori e nel momento in cui tutti i colori esistono contemporaneamente, nessun colore esiste e la vostra sfera diventa trasparente. Il trasparente è l'unico colore che racchiude tutti i colori. Un trasparente diverso dalla bolla di sapone. Un trasparente senza bordi. Davanti a voi. È lì davanti a voi, trasparente. Questa è la vostra coscienza integrata. È la vostra amica. Questa coscienza siete voi. E ora, nella vostra stanza circolare, voi e la coscienza integrata siete una cosa sola. E possedendo tutti i colori, possedendo tutte le possibilità, non avete più bisogno di quelle mura che vi circondavano, di quelle mura che vi proteggevano dall'esterno. Guardatele abbassarsi intorno a voi e osservate quanto è meraviglioso l'universo davanti a voi, intorno a voi. Non ci sono più mura. Nulla può attaccarsi a qualcosa che non esiste. Il trasparente non esiste, eppure esiste in tutte le forme. Abbassate le mura a voi e guardate quanto è bello l'universo intorno a voi. Non avete più bisogno di barriere. Nulla può farvi male. Voi siete trasparenti e le cose vi passano attraverso. Non vi possono più ferire, a meno che voi non scegliate che vi feriscano. Dal centro della vostra stanza, con le mura abbassate, davanti all'intero universo, iniziate a scoprire cosa significa essere l'intero universo. Provate ad ingrandirvi così tanto, da toccare con un dito i confini dell'universo. Uscite fuori da questi confini e guardatelo. Guardate l'universo in cui vivete. Può essere abbracciato da voi. Abbracciatelo forte. Voi siete più grandi dell'intero universo.
potete toccare con le mani i suoi angoli. E ora che l'avete abbracciato, fatelo entrare dentro di voi. Sentite scorrere nelle vostre vene l'intero universo, tutte le stelle, tutte le galassie, tutta la sua grandezza nelle vostre vene che raggiunge la più remota parte del vostro corpo. Superare l'immensità dell'universo. Respiriamo insieme e diventiamo più piccoli, più piccoli, più piccoli, più piccoli, ancora più piccoli di un granello di sabbia. Ancora più piccoli di una particella, ancora più piccoli godete di questa sensazione così particolare. Esiste l'intero universo perché lo state portando dentro di voi. In questo modo capite, potete scegliere di essere infinitamente grandi, ricchi di possibilità, o infinitamente piccoli, concretizzati in un punto minuscolo. Voi potete scegliere che cosa essere. Siete la coscienza integrata. Ora potete camminare su questo mondo, ricordandovi che in ogni cellula del vostro corpo esiste l'intero universo. L'intero universo. In ogni cellula del vostro corpo. Voi camminate su questo mondo, portando con voi l'universo, le stelle, le galassie, i soli, il caldo, il freddo, qualsiasi cosa. Lascio scoprire questa nostra nuova forma, ricordandovi che la coscienza integrata, che siete voi,